felici con il burro di ghiande mi emoziona, mi scalda tanto il cuore. E visto che adesso c'è moltissima richiesta, ho inventato un modo per aumentare la produzione. SpongeBob mette le ghiande sul nastro trasportatore e quando arrivano qui entrano nel tubo e alla fine escono così, trasformate in burro. Sandy, il libro di Shalmon dice di non forzare la natura a produrre più di quello che può dare. Tu non ti preoccupare per il mio albero. Pensa piuttosto a portare il burro a quelle persone. Vogliamo il burro di ghiande! Vogliamo il burro di ghiande! Per soddisfare tutti ci vorranno molte più ghiande. Oh, l'albero di Sandy non è in gran forma. Non avremo più niente da raccogliere tra poco. Già, ma l'obiettivo di Sandy è produrre, 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 produrre. Ma se hai un po' di coraggio puoi dirle che non sei d'accordo. Oh no, le ghiande non cadono più. Aspetta, ci penso io. Giù, giù. Patrick, dobbiamo fare qualcosa. Quando vedrà il suo albero, Sandy si arrabbierà. Se non potrò più mangiare il burro di arachidi, mi arrabbierò anch'io. Tranquilli, tranquilli, ce n'è per tutti. Ne preparerò dell'altro. Ricordatevi, se il burro vuoi mangiare, su Sandy puoi contare. Spiega che cosa è successo! Il tuo albero è molto malato! Ma tranquilla, ho preparato dell'altro burro di ghiande con quelle rimaste! Se le ghiande sono finite, allora è arrivato il momento di iniettare altro fertilizzante! Sandy, aspetta, non penso che sia una buona idea! Il ragazzo ha ragione! Avete fatto del male a un albero, ma lui non farebbe mai del male! Odiosa scheggia! Shalmon! Un momento, non l'avevi detto tu che dovremmo tutti mangiare le ghiande? Sì, è vero! Ma non puoi nutrire tanta gente con un solo albero e... Lasciate che vi racconti una storia. Tanto tempo fa, quando nel mare non c'erano ancora i pesci, in cielo vivevano felici un sole, una stella, ciao a tutti, e una luna. Ma cosa? Di giorno la stella giocava con il sole, di notte la stella giocava con la luna. La stella non voleva deludere i suoi amici, ma era stanca. Non ce la faceva giocare sia di giorno sia di notte. Finalmente un po' di pace. A un certo punto la stella ebbe un'idea. Oh no, il mio momento di pace è già finito. Creando tante copie di se stessa, la stella rese felici sia il sole sia la luna, senza per questo stancarsi troppo. Avete ben compreso il senso di questa storia? Ehi, voi! Parlo con voi! Non hai detto che ci avresti interrogato? È che ero così impegnata a non deludere quelle persone che ho chiesto troppo alla mia quercia e anche ai miei amici. Invece, se tu avessi molti alberi, potresti continuare a servire la tua comunità in modo naturale e sostenibile. Insomma, fa un po' come ti pare, ma questo è un disastro. Grazie, Shalmon. Ma io sono da sola e un albero mi basta. Procederò come avrei dovuto fare fin dall'inizio. Per concimare la mia quercia farò arrivare qualcosa di naturale dal Texas. Bene, il mio lavoro qui è finito. È il momento di tornare dai miei salmoni. Permettimi di darti questo saggio consiglio. Devi dare ascolto alla terra e alle stelle. Soltanto loro ti possono guidare alla fermata di Via dei Salmoni, grazie. Ma non sa che è vietato parlare al conducente. È sempre così, non mi ascolta nessuno. Chiave laser? No. No. No, non ci siamo. No, no, no. Ora basta, uso questa. Suonano, vado io. Sorpresa! Come va, sorellina? Ciao, siamo felici di rivederti. Ah, che sorpresa! Pensavo
Che sareste arrivate domani? So quanto vuoi bene alle tue nipotine, così te le ho portate un giorno prima. SpongeBob, ti presento mia sorella Rosie e loro sono le mie nipotine. Questa è la piccola Macadamia. Molto piacere. Nocciolina. Molto piacere. E lei è Mandorla. Molto piacere. Vi presento il mio amico SpongeBob. Oh, ma che carine, sono tre angioletti. Ah, sì, tre angioletti. Beh, ci vediamo dopo. Piccole, sono arrivate troppo presto. Il mio regalo non è ancora pronto. Tranquilla, fanciulla del Texas. Ci penso io a loro. Tu lavora con calma. Grazie, SpongeBob. Ma c'è qualcosa che devo dirti sulle mie nipoti? Non preoccuparti, io ho una certa esperienza come babysitter. Ops, chiedo scusa. Fate le brave e obbedite allo zio SpongeBob. È l'ora della fiaba! La ricciola d'oro e i tre orsi di mare, capitolo 1. C'era una volta. Il fiato non sprecare! Non ci vorrai annoiare! A qualcuno piace ascoltare! Ma a noi tre piace lottare! Wrestle Man! Andateci piano con me, mi raccomando! Città. Ottima idea! Uffa! Non vedo niente! Ma che seccatura! Oh, così va molto meglio! Ecco qua! Ora vi sistemo! Basta! Ci ridobbiamo liberare! Facciamolo volare! Callo! Piccole pesti! Chi vuole dei dolcetti? Ah, ne faccio degli altri. Con un combattimento tosto! Wrestle Match! Fermi così! Pronti? Dateci dentro! C'è un dolcetto, è mio! Ne avete avanzato uno, grazie! Mi sono guadagnato la TV! Non sei per niente altruista! Sei soltanto un egoista! Quanto meglio andare via! Vogliamo tornare dalla zia! Aiutaci, zia Sandy! Qui succedono solo cose orribili! Sono tutti così irascibili! Sono persone impossibili! Oh, non dovete piangere, piccoline! Ho preparato un bel regalo per te e per te! Moltissimo, Sandy. Purtroppo penso di non essere stato brava babysitter. C'è un'unica regola per fare il babysitter delle mie nipotine. E cioè? Liberarsi dalle mie nipotine. Arrivederci, zio Sandy. Arrivederci, zio SpongeBob. Ciao, ciao, tesorini. Salutatemi in Texas. Tre tesorini pestiferi. Sandy cucina con SpongeBob. Sì, si diverte di più. Sandy cucina con SpongeBob. Collegate sul barbecue. Qui dentro il capo sei tu. Spiegami tutto. Allora, ecco il luogo dove avvengono le magie. La piastra. Ciao. Sta lontana da questo spazio inviolabile. In cucina regneranno la pace e l'armonia. E pace e armonia sarà. Messaggio ricevuto. Fidati di Sandy.
Ecco, iniziate pure a divertirvi, prego. Inizio subito. Quante ghiande preparo? Ghiande? No, niente ghiande. In realtà hanno ordinato solo crabby patty. Ma perché i clienti non sanno ancora? Buongiorno, caro Bubble Bass. Abbiamo una nuova e squisita specialità da farti assaggiare. Non mi interessa niente. Io voglio il mio consueto crabby patty, perché ho un palato assurdo. Molto buono, un gusto ricercato. Che cos'è? La ghianda piccante alla brace della nostra Sandy. Sentito niente male? Niente male a dir poco. Sono così buoni che meritano di finire sul grande schermo. Prova anche tu le ghiande piccanti alla brace di Sandy. Ehi, avete sentito? Il sedere di Bubble Bass non sbaglia mai. Voglio provare le ghiande. Il suo sedere non sbaglia mai. Anch'io le voglio. Anch'io. Oh, anch'io. Molto bene, diamoci dentro, amico. Sì. Dobbiamo aumentare l'offerta. Spostati, ragazzo. Scusi se glielo dico, ma non è che sta chiedendo troppo alla povera Sandy? Ecco le ordinazioni per le ghiande alla griglia. Ah sì, c'è un cliente che ha ordinato un Krabby Patty. Dateci dentro. Questo l'ho ordinato io. Ecco fatto, ora è più stabile. Il mio Krabby Patty. No. SpongeBob, cosa fai lì? Ciao Sandy, sto tostando il pane. Spostati, devo lanciare l'immondizia. Saldi! Senti, sei sicuro di star bene? Posso aiutarti? Tu rimettiti al lavoro, i bigliettoni non arrivano da soli. Oh, com'è buono il profumo dei soldini. Oggi sono un po' affumicatini. Sapere che cosa sta succedendo? Perché non prova a domandarlo alla nuova cuoca? Di punta in bianco ha smesso di cucinare. Che cosa? Ehi, tu! Che razza di storia è questa? Non c'è rimasta più neanche una ghianda? Non c'è rimasta più neanche cosa? Mi dispiace, Cowboy Crab. Dovrà trovare un altro modo per far saldi. Allora ce l'hai? Sì, eccola. Bene, sta pronto a scattarmi una foto. Voglio battere il record mondiale di lancio della marmotta. Sei pronto, cugino? Lanciami forte, dolcezza. Sono 100 marmotte lanciate. Record superato. Grazie per l'aiuto, cugini. Di niente, è stato un piacere, a presto. Ci vediamo per Natale, ciao.
Wow, Sandy, che cosa è successo qui? Ho deciso di procedere scientificamente usando una buona organizzazione e delegando alcuni compiti a dei robot. Io sono sicura di poter superare il numero massimo di record impiegando il minimo tempo. Libro. Foto. Eccola. Ti ringrazio. Dunque, qual è il prossimo? Ah, ecco, il dente più lungo, l'integratore di calcio è pronto. Sì, è pronto, signorina Sandy. Speriamo che funzioni bene. Ecco, tieni questo. Abbastanza lunghi? Prego, tenga questo capo. 35 piedi, record mondiale superato. Accidente. Faccia la fotografia. Sorridi. Sì. Foto. Eccola. Ti ringrazio. Il prossimo, gargarismi con chili piccante. Fatta! Va tutto bene? Non senti odore di chili. Qual è il prossimo? La più grossa palla di strisce di gomma. Il prossimo cos'è? Raccogliere più veleno di cobra. Senti, sorridi. Sì. Oh, che carini! Il prossimo! Mettere più noci in bocca! Bene! Ancora! Un'altra noce! Oh! Il prossimo! Lanciare più attrezzi rotanti! Ok, la foto! Scottata, ma adesso come le fermi? Cosa? Come le fermi? Semplice, faccio così. Ferme. E ora via di corsa. Perché non fai una pausa? Terrò io il libro. Arrivi al momento giusto. Mi fanno male gli ingranaggi. Ehi, non hai intenzione di andare. Torna al tuo posto. Mi servite tutti per questo record. Maggior numero di robot distrutti in un giorno. 656. 657. Oh, questo scoiattolo è totalmente insensibile. Oh no, non te ne puoi andare, dobbiamo fare tutto insieme. No! 679. Record superato. Ok, adesso puoi anche fermarti. Io ho un problema. Cosa c'è che non va? Il mio stomaco sembra un po' strano. Fa vedere SpongeBob. Ciao, Sandy. Cosa stai combinando? Sono tornato per salvarti da uno stupido libro. Ho deciso di distruggerlo prima che qualcuno ci lasci le penne. Io non voglio perderti, Sandy. Perché ti voglio troppo bene. Non essere sciocco, SpongeBob. Il libro non mi serve più. Ho superato tutti i suoi record. Non solo, c'è qui l'autore stesso a certificare le mie prove. La ringrazio. Certo. Oh, caspita, sì, adesso è tutto chiaro. Ebbene, ecco, sono spiacente, ma lei non ha battuto alcun record. Questo libro ha più di 30 anni, tutti i record sono stati battuti da molto tempo. Invece tu hai stabilito un record imbattibile. È il maggior numero di incidenti avuti per aiutare un amico. Complimenti, SpongeBob. Evviva! Ecco, scendiamo qui. Grazie per il passaggio, Perla. Non preoccupatevi, nessuno vi mangerà se starete con me. È ora di cena! Venite a mangiare! Che creature affascinanti, Fran! Puoi dirmi qualcosa su di loro? Oh, aspetta, ti metto in viva voce.
Ah, l'aragosta, lo scarafaggio del mare. Passeggia sul fondale dell'oceano e cambia carapace una volta alla settimana. E poi se lo mangia. Ottimo esempio di come riciclare, giusto? Ah, parliamo del granchio spazzino. Lui mangia rifiuti. Non sa che il suo predatore naturale è in agguato. Il pesce palla. Oh no, non puoi! Oh. Sapevo che avrei dovuto tenervi in vasche separate. Bentornato tra noi, Mr. Crab. Ai! Oh! Ora osserva come l'affamata stella marina espelle lo stomaco dal proprio corpo per poter mangiare comodamente. Mentre la primordiale spugna di mare assorbe il nutrimento da minuscole particelle batteriche. Scommetto che SpongeBob non mi crederà mai! Ah, il polpo gigante, uno dei più grandi predatori di tutto l'oceano. Per tutte le noci! Per fortuna la biosfera ha una tenuta di 10 tonnellate, giusto, Fran? Oui, Sandy, hai ragione. Ma purtroppo il polpo è intelligentissimo e può rompere anche il materiale più resistente con il suo becco corneo. Sopravvivenza non manca mai nel regno animale. I miei amici! Il mio albero! Sandy, pensaci bene. Qual è il nemico naturale del polpo? Ma certo, hai ragione! Sfruttando la versatile coda, l'astuto scoiattolo del Texas invia un richiamo al nemico naturale del polpo. Ecco, è lei la nostra salvezza! La balena. Che bella notizia! E così possiamo dare un affettuoso addio alla luna di Nettuno mentre sta tornando nelle profondità della Terra. La rivedremo fra 100 anni. Bingo! Cosa sta succedendo qui? Ah, sono nudo! Sandy, perché la biosfera è rotta e siamo tutti nudi? Beh, SpongeBob, diciamo che è stato il compleanno più interessante che abbia festeggiato. Se non lo sapete, la luna di Nettuno è sempre seguita dal sole di Nettuno. Non si è mai vista una cosa simile. Siamo pari, ora tocca a lei. Pronto, Sandy? Ciao, SpongeBob.
allora come va con l'albero? Gli parli un po'? Io ci provo, solo che non ci riesco. Cioè, lo faccio, ma non c'è dialogo. Insomma, è sempre lui a parlare. Scusa, sei sicuro di sentirti bene? Aspetta, Marty vuole parlarti. Perché mi hai lasciato in mano a questo stordito butterato? È peggio di una meba dopo un incontro di pugilato, capisci? Non ci posso credere! Arrivo subito! Portami dell'acqua! Cambiami il terriccio! Attento alle radici! Beh, ti puzza il fiato! Perché sei tutta faccia e niente corpo? Oh, fantastico! Qui abbiamo un vero chiacchierone! Non posso stare chiuso qui! Un albero come me ha bisogno di luce! Accidenti, come fa freddo! Il sole è troppo forte! Datemi un maglione! Voglio tornare dentro! Oh, cavolo! Certo, volevo che gli alberi fossero a loro agio, ma il tuo si sta allargando troppo! Chissà intanto come se la cavano gli altri! Non avrei dovuto lasciarti guidare! Beh, almeno la signora Puffo si diverte! Ehi, hey, Squiddy! Ha chiamato il tuo barbiere per sfrondarti la chioma! Brutto antipatico! Forza, ragazzi, andiamo a divertirci! Coraggio! Crescerete grandi e forti! Ehi! Adesso regna l'albero anarchia, è colpa tua! Gli alberi ci stanno rendendo la vita impossibile! Devo scappare! Gli alberi sono di legno, propongo di bruciarli tutti! Ma dai, Squiddy, non sarebbe giusto, è la loro giornata! Calmi, per favore, state calmi! Mi è venuta un'idea! Siete tutti invitati al grande spettacolo dedicato agli alberi! Il modo migliore per festeggiare la vostra giornata! Con i cibi gratis per tutti! E cosa non da poco, l'ingresso è libero! Ciao a tutti! Le vostre radici sono troppo rugose! Avete le foglie troppo vizzite! Ecco, io ho la corteccia un po' ruvida! Provate la mia rivoluzionaria invenzione! Il rigeneratore arborio! Che da oggi vi farà sentire come nuovi! Bene, abbiamo qualche volontario? Mi offro io! Sono curioso di vedere cosa fai! Ragazzi, è bellissimo! Il mio destino era di marcire un giorno da qualche parte! E guardate cosa sono diventato! Sono una sedia adesso! Non mi sono mai sentito così levigato! Oh. In effetti è uno splendore! Anch'io voglio essere una sedia! Io ho una credenza! Io un cavallucciato! Io un tavolo! Io per primo! Io! Funzionato. Adesso che sono dei mobili, sono tutti più tranquilli. Sì! Potere alle sedie! Beh, forse non tutti. Niente giornata degli alberi l'anno prossimo. Mi è venuta un'idea che ci consentirà di dare al gioco una marcia in più! Secondo me questo gioco non ha bisogno di nessuna marcia in più!
Ecco, mangime per pesci Frankenstein. Oh, sarà uno spasso! Banali e soporifere creature, le ho trasformate in creature taglienti! Ehi! Non dovete rompere il retino, dovete nuotarci dentro! Tempo molto spinoso. Grazie mille, Super Sandy! Sono il terrore di tutte le meduse! Inizia il rodeo! Gli ho preso, medusaccia! Non è questo il modo di giocare! Scusa, come non detto? Giù le zampe da quella medusa, SpongeBob! È mia! Oh sì, appartiene a me! Sta solo a giocare! E adesso filate dritte nella pattumiera! Sentire né a vedere, non mi si aprono gli occhi. Siete solo fuori allenamento? Forza, catturate le meduse. Catturare le meduse? Ma come facciamo? Le hai prese tutte tu? La piana delle meduse non esiste più. Oh. L'ho fatto io questo? No. Sì. Hai fatto anche questo! E va bene, ammetto che sono troppo competitiva ogni tanto! Beh, almeno lo riconosci! Faglio! Faglio! Fate una bella camminata e tornerete come nuovi! Ricordati di liberarle! Oh! Eh sì, almeno questo problema è risolto! E adesso... resta l'altro problema. Devo meditare per cercare di contenere questo mio atteggiamento aggressivo. Devo ammettere che sono proprio carini. Hai fatto un pezzettino, vieni qua! La cara vecchia Sandy. Sì. Chi è? C'è qualcuno lì? Ehi, laggiù, è da maleducati non rispondere alle domande. Per caso non avrò messo del cotone dentro le orecchie? Voglio scappare! Aiuto!
tu abbia un buon potenziale, ma le tue braccia sono troppo mollicce e c'è mancanza di muscoli. Ah, credo che non sarà tanto facile. Perché non arriviamo al punto, SpongeBob? Non ho capito bene. D'accordo, intendevo dire perché non arriviamo al punto, grande maestro Spongy Sam. Devi solo stare attento e assorbirai il sapere della disciplina del karate come viene insegnata dal maestro Sandy San. E ora osserva, osserva e impara. Ah, c'è altro? È tutto. È tutto? L'insegnamento del karate di Sandy San si riduce a questo? Beh, io sto studiando solo da un paio d'anni. Se tu vuoi conoscere la vera arte del karate, dovremo rivolgerci a Sandy San. È proprio quello che stavo dicendo, lo sapevo anch'io. Non cambierà mai. Che ci sia un problema con le braccia mollicce e la mancanza di muscoli, lo so. Abbiamo già discusso di questo. Vuoi insegnarmi come attaccare qualcuno che mi sta minacciando oppure no? Un momento, il karate non è fatto per attaccare. È un'arte che serve a difendere chi la pratica. Va bene. E ora fate quello che faccio io. Aia! Beh, se è proprio necessario, Io prometto solennemente che userò l'arte del karate soltanto per proteggermi e mai per attaccare. Io prometto che userò l'arte del karate solo per proteggermi e mai per attaccare. Sì, insomma, quello che è. Prima lezione, cominciamo dalla rottura di un pezzo di legno, così, Datti da fare, Squiddy. Dovresti metterci più entusiasmo. Ascolta, Sandy, non mi sembra che nel mio addestramento ci fosse tutto questo. No, non c'era. Ma il giorno dei lavori domestici ho pensato di prendere due piccioni con una fava. Ah, è così? Quindi voi mi avete preso in giro? Oggi mi avete fatto solo perdere un sacco di tempo. Ci sono riuscito, sto bloccando tutte le ghiande. Visto? Bastava fare un po' di lavori domestici per imparare il karate. Non riesco ancora a crederci. Prova con questo, Squiddy. Ok. Ce l'ho fatta. Finalmente riuscirò a proteggere i miei risparmi. Ora sono diventato un vero campione di karate. Beh, non è il caso di esagerare. Ma con questa esibizione ti sei meritato la cintura bianca dei principianti. Sì, fantastico, grazie. Ma ho degli affari urgenti che mi stanno aspettando. Guarda caso, stasera mi ritrovo a passare in questo vicolo buio e spaventoso. Vediamo cosa succede questa volta. Ehi, tu! Fammi dare un piccolo esempio, soltanto un assaggino di quello che ho in serbo per te. Questa l'ho imparata lavando il pavimento del maestro Sandy San. Stai indietro se non vuoi provarla anche su di te, non ti conviene proprio. Va bene, ti ho avvertito. Questa invece l'ho imparata buttando la spazzatura. E cosa ne pensi di quest'altra? Ora assaggia la mia rabbia. Ecco, prendi, criminale. Bene, adesso la mossa finale che ho imparato annaffiando il prato di Sandy San. Sei impazzito? Perché mi tratti in questo modo? Stavo tentando di restituirti la spesa che hai lasciato qui. È la più grande nave in bottiglia che sia mai esistita. Con questa vinceremo il premio. È fantastica, Mr. Crab. Bisogna ammettere che è stato davvero in gamba. Abbiamo la vittoria in pugno. Solo una cosa, dove ha preso tutta quella legna? Ho abbattuto il tuo alberello. Ah, ho capito. Cosa ha fatto? Vieni subito qui, sciocco crostacchio senza cervello! Non scappare, torna indietro! Ti devo fare a pezzettini! Prima ti spezzerò una chela! Poi ti staccherò la testa! L'ho fatta
meglio, il premio spetta a me. Eugene Crab va incontro alla vittoria. Cosa? Ti saluto, scoiattolina. È un vero verme. Scivola tra le dita come un budino molle. Arrivo, Crab. Vengo a riprendermi la nave in bottiglia. Ci si mangia all'aperto. Queste le avevo tenute per pranzo. È arrivato il momento di mettersi a dieta. Mi ha colpito un fulmine. Faccio queste domandine. Yahoo! Non è il mio primo rodeo, ne ho già 2500! Sono imbattibile! Sciocco mammifero, ti ricordo che i granchi sono più forti degli scoiattoli! Ah! Vecchio Crab ha più coraggio di quanto immaginassi! Ma non finisce qui! Un roditore che rincorre il suo sottomarino. Che spettacolo triste! Quanti concorrenti! E la nave dov'è? Oh, sto ancora aspettando che attracchi, signore. Tu pensi che vinceremo noi, papà? Il duro lavoro ripaga sempre, figliolo. O dovrei dire piuttosto, ammiraglio. È davvero bello! Dice signor giudice, non la trova fantastica? Quella che ha davanti è una nave in bottiglia di dimensioni eccezionali. Beh, devo ammettere che è notevole e soprattutto è l'unica nave del concorso che sia rimasta intatta. Perciò non ho altra scelta, la dichiaro vincitore. Molli quei verdoni, salta decisione. Questa proprio non me l'aspettavo. Dato che adesso non ci sono più navi in bottiglia, mi vedo costretto ad assegnare il premio a questo scoiattolo in boccia di vetro. Ce l'ho fatta! Gli ingredienti di questa lista sono molto particolari. Di certo non li troverò al supermercato. Cosa cerchi, SpongeBob? Un momento! Cerco qualcosa di super segreto. Accidenti, ecco perché vuoi tenerlo segreto. Dall'altra parte. Per mille noccioline dovrei girare mezzo mondo per poter trovare tutto. Allora come faccio? Ah, tranquillo, ho appena messo a punto la mia matita. Credo che tu le piaccia. Primo ingrediente della lista, i peli del granchio Yeti. Bene, il nostro limite peloso vive in cima a questa montagna. Guarda, sta dormendo.
visto, non si è accorto di niente. Crepe usa dei peli di granchio Yeti per fare i Krabby Patty. Che schifo. Potevo pensarci io. Poteva andarmi peggio. Nonostante tutto, sono ancora vivo. Ecco, abbiamo completato la lista. Oh, Mr. Krabs sarà così orgoglioso di me. Lo spero, perché sono gli ingredienti più strani che io abbia mai... Oh! C'era soltanto una cosa che mancava sulla lista della mia spesa. Cioè tutto! Grazie di aver fatto il lavoro per me. Addio, papà! Finalmente! Tutti gli ingredienti segreti del Krabby Patty ora sono nelle mie mani! Oh, tutti i miei ingredienti segreti! È il mio amantissimo sottomarino! I miei poveri peli! Più tardi... Grazie per le parrucche! Te lo dovevo! Mi ricresceranno! E lui ha risolto il suo problema! No, Mr. Krab! Avevo gli ingredienti segreti della sua lista, ma Plankton li ha rubati tutti! Sarò la causa dell'apocalisse! Aspetta! Calmati, ragazzo, anche per questa volta non ci sarà l'apocalisse. Non potevo rischiare che Plankton mi seguisse mentre andavo a comprare gli ingredienti segreti al supermercato. La gamba! Allora, la sua lista era fasulla, quindi niente apocalisse. Esatto, niente apocalisse. Evviva, ho salvato il mondo! Niente apocalisse, niente apocalisse, niente apocalisse. Il concetto è chiaro. Vuol dire che ha coinvolto il mio miglior amico in una pericolosa caccia al tesoro solo per andare a fare shopping. Ci scusi un momento, SpongeBob. Questo è per la mia coda. Aspetta, senti. E questo per averci fatto rischiare la pelle. E questi soldi serviranno per il mio sottomarino Matilda. Oh, Sandy, ti posso spiegare? Vai, me lo sentivo che sarebbe finita così. Non ci speravi più, care? Dopo tutti questi anni, gli ingredienti segreti sono finalmente nostri. E adesso aggiungiamo anche l'ultimo, forfora di spettro. Io non aggiungerei quell'ingrediente. Non vedo l'ora di godermi l'espressione di Crepe. Crepe. Plankton. E l'altro. Sono ancora vivo! O sono un fantasma! Bene, Scout! Adesso siete liberi di muovervi! Wow! Sto volando! Sto volando! A gravità zero, la pressione della linfa non subisce variazioni! Non mi sono mai sentita così leggera! Ecco, questo dovrò aggiustarlo. Ah!
sono ancora vivo, finalmente a casa. Un momento, quella sembra la Terra. E quella che si vede là sotto è la superficie lunare. Quindi la cupola di Sandy non so come mai è arrivata fin qui. Aiuto, precipito! Anzi no, se non sbaglio ricordo di aver studiato che sulla Luna si è molto più leggeri che sulla Terra. Questo vuol dire che se cado non mi farò male. Qual era il pulsante giusto? Ah sì, questo. Preparazione, lancio. No! Aspetta, voglio il pranzo, non il lancio. Ciao Sandy, ora ti spiego, devo tornare subito a casa. Ho dimenticato gli occhiali da lettura. Mi spiace SpongeBob, ma è tutta colpa mia. Ho messo quei due pulsanti troppo vicini. Oh no, abbiamo fatto uscire la Luna dall'orbita. Questo avrà degli effetti disastrosi sulle maree. L'acqua è un po' asciutta oggi. Per caso hai delle pistole ad acqua nel tuo sacco? È ovvio, il mio sacco è pieno di pistole ad acqua. Babbo Natale, spruzzami l'acqua. Adesso ho capito. Wow, continua a spruzzare, bambino. Il carburante ottenuto con le Fizz Bomb Cola ha funzionato alla grande, Scout Squiddina! Sì, è fatto! Il razzo ci ha ruttati indietro! Wow! Mi piacerebbe tanto che tu mi insegnassi un po' di scienza da brava nerd! Ma certo! E tu mi insegnerai come si fa a essere una brava cheerleader! E tu non vuoi diventare uno scout della scienza? No, grazie. Gli scienziati sono tutti pazzi e lunatici. A proposito, che cosa sarà successo a SpongeBob? Buonasera, signora Terra. Ehi, io sono SpongeBob Luna. Visore realtà virtuale installato. E questo non è ancora niente. Aspettate e vedrete. Forza Karen, vai. Ma ci arrivo subito. C'è posta per me. Buongiorno, signor SpongeBob. Sono venuto a consegnarle la sua patente di guida. Le faccio i miei complimenti. Grazie, ma... La mia patente di guida! E c'è anche la sua nuova barca. La mia nuova barca! Wow. Non sarà un sogno. No, è tutto vero. Guardatemi tutti, io sto guidando. Lo sopporto, sì, stai guidando, ma smettila di dirlo. Ho un'idea, farò
diventare la strada molto pericolosa. Ehi, è pieno di buche qui. No, tranquilla, calmati. Sarà meglio spiegare a SpongeBob che era uno scherzo. Va bene, glielo dico io. SpongeBob! SpongeBob! Povero SpongeBob, è stata tutta colpa mia! No, non è vero, è soltanto colpa mia! Amiche del cuore! No, no, ragazzi! Chiedo scusa. Una curva, devo mettere la freccia a destra. SpongeBob, no, attento! Salve, sto guidando! Sono soltanto io e una strada lunghissima! Dobbiamo fermare quel carrello! C'è un muro! Ti salverò, SpongeBob! Signora Puff, oh, capisco. Avete voluto farmi uno scherzo. Mi piacciono gli scherzi. Grazie, grazie, grazie. Mi avete dato la possibilità di vivere il mio sogno. Ma la cosa più importante è che la signora Puff mi ha salvato la vita. Per ringraziarla starò al suo fianco per sempre. Andiamo! Mi state preparando un altro scherzo! Osservazioni. Primo giorno di studio del comportamento degli abitanti di Bikini Bottom. Fase iniziale dell'analisi scientifica, ora. Mia moglie non vuole ammetterlo, ma io cucino molto bene i legumi. È testarda, mi ricorda mia figlia, ma io una volta che si riesca a farle cambiare idea. Soggetto femminile di una certa età, madre di adolescente, odia sua figlia. Come ha detto, scusi? Il soggetto vuole che lo si scusi, ma per quanto ci pensi, non capisco per cosa dovrei scusarlo. Ehi, impiastro peloso, la vuoi smettere di origliare? Vattene via, babbifero. Adesso i due soggetti maschili sembrano piuttosto arrabbiati. Le loro sopracciglia sono corrucciate e le loro facce... Mi serve qualche soggetto a cui non importi di essere osservato. Sandy, siamo tornati. Bravi, ottimo. Ehi, siamo una grande squadra! Già, puoi dirlo forte! Bene, squadra! Per questo esperimento dovete contare i granelli di sabbia in ciascun secchio e sapermi dire se sono di più i granelli bianchi o quelli neri, oppure se ce ne sono in uguale quantità. D'accordo? Ora ho un po' di cose da fare! Ci vediamo più tardi! Agli ordini, Capitano Sandy! Patrick, in questa fase il capo sei tu! È tempo di introdurre la prima variabile, dunque una vaschetta grossa e una piccola e all'interno la stessa quantità di gelato. Gelati gratis! Oggi gelati gratis! Affrettatevi! Oggi gelati gratis! Soltanto... Ehi, hai sentito? Andiamo! Il capo sei tu? Gelati gratis! Oh, per mille concerti subacquei, gelati gratis! Ehi, amici, vi andrebbe di avere gratis una bella vaschetta di ottimo gelato alla frutta? Eccovi accontentati! Un bel gelato gratis, per favore! Sono finiti, riapro più tardi!
dico che razza di mani sono questi? La tua vaschetta è più grande della mia. Se vuoi facciamo cambio. Sì. Il tuo gelato è di più del mio. Ma no, in realtà sembra di più perché è in una vaschetta più piccola. Beh, voglio rifare cambio. L'hai voluto tu, non c'è altra soluzione. Cioè? Ma Patrick, questo non è giusto. Il capo sono io. Ehi, tu non puoi, ok. E adesso la variabile 2. Riprende la distribuzione di gelati gratis. Questa volta ve lo offriamo col cono. Il mio cono, posso avere il mio cono? Posso avere il mio cono? Posso avere il mio cono? Prima dammi una grattatina ai piedi. No, dai, andiamo. Il capo sono io. Va bene, gratto. Ehi, il mio gelato ti si sta sciogliendo in mano. Oh, ho io la soluzione. Patrick, io non sono affatto d'accordo con la tua soluzione. Non puoi criticarmi. Il capo sono io, quindi fai quello che ti dico io. Adesso conta i granelli di sabbia bianca. Va bene, se è questo che vuoi. 1.300.671, 1.300.672, 1.300.673. Fatto, ora conto i granelli neri. Oh, ma che peccato. Mi sa che dovrei ricominciare da capo. Ti piace il tuo gelato, Patrick? Sì, molto. Ci vuoi sopra della granella? Ehi! Caspita, non mi aspettavo tutto questo. Non ti permetto di uscire. Signor gelataio, SpongeBob non vuole aprire la porta. Ma sono io, Sandy. L'esperimento terminato. Ma dobbiamo contare i granelli di sabbia. La sabbia non mi interessa. Io volevo solo osservare il vostro comportamento naturale. Così ho installato microfoni e telecamere. Telecamere? E tu eri il suo complice. Sono stato un autentico mostro. Mi merito uno. Zero meno. Non devi essere duro con te stesso. È solo colpa dell'esperimento se ti sei comportato così. E odio la scienza, stupida scienza.